Ciro Polito, ex portiere dell'Avellino e attuale DS del Bari, con cui ha conquistato la promozione in B nella passata stagione, fa le carte ai biancoverdi, ritenendo che nonostante l'annata dei lupi sia stata in colore, qualcosa da salvare c'è. L'Avellino per me aveva degli ottimi giocatori, degli ottimi veramente, perciò non mi capacito come fare una stagione così disastrosa, perché non raggiungere neanche i playoff su 10 squadre è veramente cosa che non è per l'Avellino, questa è la verità, per quello che spendono e per i giocatori che avevano, quindi qualcosa non ha funzionato. Poi i giocatori, ti ripeto, ne sono tanti, e loro sanno poi chi ha il piacere di rimanere, perché poi dopo queste sono cose importantissime per ripartire. Chi non vuole stare devono andare, questo è il mio motto, che penso che se la cosa giusta, chi non vuole può andare, si riparte da uno zoccolo duro. E poi la Stella è un allenatore che parla il suo curriculum, anche se quest'anno è stata una stagione storta anche per lui. Poi, le cose interne io non le conosco, quindi non voglio fare l'avvocato del diavolo. La Stella ha delle qualità, se la società ritiene può ripartire con lui, anche se è stata una stagione particolare, sapendo che poi anche lui è subentrato, esatto, subentri, non sempre riesce a dare una sterzata. Quindi se credono nelle qualità dell'allenatore come uomo e come tecnico, possono andare avanti tranquillamente e fare una squadra per le sue caratteristiche di allenatore. Una squadra troppo incostante, che ha brillato con le grandi e fatto fatica con le piccole. Guarda, queste sono cose che non si riescono a spiegare, forse quelle partite si caricano da sole, e quindi Avellino comunque è una realtà che sempre ti porta a dare il massimo, no? In determinati scontri diretti, che scontri di piazze importanti, quindi magari c'è un po' più di, non lo so, un po' più di carica interna, come ti posso dire, cioè, non ti saprei spiegare una cosa del genere. Quello che ti posso dire è che l'Avellino se la poteva giocare con tutto per i giocatori che aveva. Perciò ti dico, sono dinamiche che bisogna capire all'interno, perché poi le squadre non sono fatte di nomi, ma sono fatte di gruppo e di squadre, e quelle che da Berlino non è stata, questo è poco ma sicuro, perché con quei giocatori che c'ha non raggiungere neanche i playoff, ma anche se fosse arrivata nel decimo era comunque un fallimento per la Berlino. Quindi secondo me è la verità che la Berlino è giocatore, ne ha tanti, quindi può tranquillamente ripartire da uno zoccolo duro di quelli che secondo loro sono i migliori e che ha voglia di vestire quella maglia lì.